vorrei subito chiamare il prossimo relatore, la dottoressa Elena Anselmetti dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte. Introdurrà la sua presentazione sull'esperienza della Regione Piemonte nell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, mentre forse dobbiamo facilitare. Mentre aspettiamo l'inizio della sua presentazione, approfitto per ricordare il legame tra le ultime cose che ha riferito il dottor Cavagna riguardo agli indicatori, perché poi la prossima relazione riguarderà proprio questo tema degli indicatori su cui stiamo già a buon punto. Prego, dottoressa Anselmetti, per l'esperienza della Regione Piemonte. Buongiorno, io lavoro all'assessorato all'ambiente, settore tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ma la presentazione che vado ad illustrare rappresenta la sintesi delle azioni più salienti fatte nella complessità da parte della Regione Piemonte, quindi non solo da noi ma anche dall'assessorato all'agricoltura e alla sanità. Rispettando il programma di questo convegno abbiamo sintetizzato quindi le attività per quanto riguarda il coordinamento, la ricerca e l'innovazione, suddividendo però le attività che sono state fatte prima e dopo il DAN, perché perlomeno in Regione Piemonte sul tema prodotti fitosanitari se ne parla e sono state attivate azioni da più di 15 anni. Per quanto riguarda per esempio il coordinamento Antepan, risale al 98 la disposizione sulla bonifica dei contenitori vuoti. Nel 2000 è stato costituito il primo gruppo di lavoro tra ambiente, assessorato ambiente e agricoltura in attuazione del decreto legislativo 152-99 in tema di tutela delle risorse idriche dall'inquinamento agricolo, che ha visto tra le sue azioni la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, approvata con una delibera di Consiglio regionale nel 2003. Su queste aree è stato poi emanato un decreto ministeriale apposito e attualmente in alcune zone sono vigenti delle misure quali l'utilizzo ad anni alterni della trabutilazina. Risale al 2006 la disciplina delle aree di salvaguardia delle caprazioni idropotabili con il relativo piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, senza il quale non è possibile utilizzare queste sostanze nelle aree di salvaguardia. Al 2009 una normativa, delle norme tecniche diciamo, per l'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina destinate alla veicolazione di prodotti fitosanitari. Qui siamo più nell'ambito del risparmio idrico per una tipologia di utilizzo. Con l'approvazione della direttiva 128 e di tutta la normativa che ne è conseguita, abbiamo quindi già nel 2012 attuato una prima disposizione per l'attuazione di questo decreto legislativo e contestualmente ricostituito un gruppo di lavoro che riguarda non solo più i due assessorati ambiente e agricoltura ma anche la sanità, anche le organizzazioni agricole, gli enti di ricerca, gli enti strumentali e gli ordini professionali. Nel 2014 sono state approvate di comune accordo le misure di conservazione per la tutela diretta Natura 2000 e il 1 dicembre è stato emanato il regolamento 6R in tema di codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che dopo vediamo brevemente. È stata rifatta completamente, ristudiata la guida all'uso corretto dei fitosanitari per la formazione e l'abilitazione all'utilizzo, aggiornata ai sensi del PAN. Nel febbraio 2015 è stata
trasmessa ai competenti ministeri ambiente e sanità l'informativa annuale ai sensi dell'articolo 14 prevista dal 150, con la quale le regioni sono tenute a informare i ministeri sulle azioni effettuate in attuazione del PAN. Stiamo lavorando al piano di gestione del Po, proprio sia come coordinamento sia come implementazione delle direttive 128 e quant'altro. E stiamo anche lavorando tutti insieme per la redazione del PSR. Codice di buona pratica agricola, perché io ho fatto questa distinzione ante-PAN e post-PAN, perché era una previsione che risaliva addirittura al 2000. Poi è stato ricontemplato, ripreso dal PTA, dal piano di tutela delle acque, articolo 35, ed è un codice finalizzato a contribuire alla tutela qualitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche. Era stato pensato proprio perché sulla base dei dati di monitoraggio regionale ambientale, da sempre il 90% dei prodotti fitosanitari riscontrati corrispondono agli erbicidi e quindi si è voluto cercare di raccogliere un insieme di indicazioni, di buone pratiche per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Si applica su tutto il territorio regionale e costituisce anche atto di indirizzo per gli organi regionali per quanto riguarda le misure agroambientali. È stato predisposto dalla Regione Ambiente e Agricoltura, ma con il supporto, e qui bisogna dare un onore all'Università, del tutto gratuito da parte dell'Università di Torino, proprio perché ha creduto in questa iniziativa. Come obiettivo primario quindi c'è una riduzione dei rischi e degli impatti sull'ambiente per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva acque, ma come obiettivo secondario, non meno importante, naturalmente anche la conservazione della biodiversità. Coordinamento. Stiamo lavorando sul coordinamento anche a livello di bacino. In questo momento tutte le regioni stanno predisponendo il piano di gestione del proprio distretto e noi stiamo lavorando al piano di gestione del distretto del Po. Piano che è sottoposto a procedura di VAS e dovrà essere adottato entro il 31/12/2015. Questo piano cosa serve? Sulla base dello stato di qualità dei corsi d'acqua, dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, sarà necessario individuare le misure per il raggiungimento di quegli obiettivi qualora non siano raggiunti. Al 2015 la direttiva quadro prevedeva il raggiungimento dell'obiettivo buono, è inutile negare che solo una parte dei corpi idrici sono in questa situazione e quindi abbiamo un obiettivo al 2021 e altri obiettivi al 2027. Stiamo lavorando proprio per cercare di capire sulla base dello stato, delle pressioni, degli impatti, quali sono le misure che più sono opportune per concorrere a questo raggiungimento. La Commissione europea ha definito 26 KTM, Kaitan Measure, misure chiave che dovranno essere poi declinate a livello regionale, a livello di bacino, di singolo corpo idrico. Stiamo parlando di prodotti fitosanitari, quindi in questo momento è inutile parlare delle altre, ma solo della KTM 12, servizi di consulenza per l'agricoltura, che a livello regionale abbiamo declinato come formazione, codice di buona pratica agricola, le misure agroambientali volontarie e la KTM 3 che proprio specifica ridurre l'inquinamento da pesticidi. In questo momento noi abbiamo presentato una metodologia di lavoro in ambito di autorità di bacino e abbiamo individuato a livello locale che tra le varie misure potranno essere adottate anche alcune di quelle azioni
previste nelle linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente presentate prima dal dottor Zaghi. Ma la novità qual è? Che la Regione Piemonte ha intenzione di attivare anche le indennità direttiva quadro. Fino adesso sia nel vecchio PSR che nel nuovo, sentendo anche le altre regioni, sono state attivate solamente le indennità Rete Natura 2000. Se non cambia niente, il lavoro appunto è in fase di costruzione, di redazione, le misure che si riterranno obbligatorie, quindi iscritte nel piano di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per ridurre l'inquinamento di origine agricola, siano essi pesticidi KPM3 o nutrienti KPM2, potranno essere supportate con le indennità direttiva quadro. Tutte queste azioni, questi interventi appunto di individuare le misure che meglio si prestano per concorrere a mitigare gli impatti e i rischi, sono supportate necessariamente dalla ricerca. E quindi un accenno solo a questo progetto Miriam, mitigazione di rischio ambientale, di cui c'è anche il poster fuori dalla sala, sull'applicazione di una metodologia per valutare il rischio e la scelta delle misure di mitigazione dei fenomeni di trasporto per ruscellamento e per deriva dei fitosanitari e dei nutrienti ai corpi idrici superficiali, quindi attuando sia la direttiva 128 sia la direttiva 2060. Questo perché? Perché in un bacino, non in tutto il territorio, ma le misure dovranno essere scelte sulla base appunto delle caratteristiche peculiari sia del territorio sia della destinazione d'uso di quel territorio. Questo era solo un esempio della ricerca. Negli ultimi 5 anni la Regione Piemonte ha sviluppato più di 30 progetti di ricerca. Quelli del settore fitosanitario sono riassunti qua in 9 modelli previsionali, 16 inerenti alle fitopatologie e 5 di natura diversa. Passiamo all'innovazione. L'innovazione vale veramente la pena presentare questa piattaforma tecnologica PAN, che è un sistema che raccoglie tutti i dati delle stazioni meteo esistenti e delle osservazioni di campo e offre degli strumenti per elaborare e restituire le informazioni elaborate per la difesa integrata obbligatoria. È stato pensato per la difesa integrata obbligatoria, va da sé che potrà essere utilizzato anche per quella volontaria. Questa piattaforma quindi è in grado di raccogliere i dati del monitoraggio meteorologico presente sul territorio, i dati di monitoraggio di campo sulle fitopatologie, elaborarli e restituirli attraverso delle procedure web service. Al momento abbiamo 120 stazioni meteo, ma potranno essere gestite un numero illimitato di stazioni. Per quanto riguarda i bollettini fitosanitari, anche qui il numero è limitato di punti. Al momento le colture già sviluppate sono quelle in elenco e in corso di sviluppo sono invece quelle al fondo della slide. Questa piattaforma si avvale poi di app con password di accesso per i tecnici che intervengono nella alimentazione del sistema, mentre invece saranno app gratuite, libere per la visualizzazione dei bollettini e la georeferenziazione. Finendo per quanto riguarda l'innovazione, la guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari, di cui ho accennato prima per quanto riguardava il coordinamento, perché è stata scritta con più mani, con più teste, è stata redatta sotto forma del classico cartaceo compreso di tutti gli approfondimenti, ma si trova altresì in questa piattaforma e-book,
che contempla anche dei corsi di learning articolati in sezioni diverse per ogni argomento specifico, ha dei video di approfondimento sulla difesa integrata in frutticoltura e al fondo di ogni corso c'è un test di verifica per la preparazione al certificato. Queste sono le attività salienti che sono state portate avanti dall'Argento. Grazie.